oggi mi date un po' di corda? Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sì, datemi corda e faremo tante uova. Oggi uova di Pasqua con la corda o con lo spago, è la stessa cosa. E allora, volete vedere come si fanno? E allora, spostiamoci subito sul piano da lavoro e andiamo a creare le nostre uova di corda. Ed ecco l'occorrente per preparare le nostre romanticissime uova di corda. E sì, dico romanticissime proprio per enfatizzare questa stranezza delle uova con un materiale così grezzo che possono diventare così delicate e piacevoli da guardare. Oggi farò altre varietà di uova con la corda con uno spago ancora più grezzo e ve le proporrò in due versioni. Farò utilizzando sia la corda che del pizzo. L'idea era quella di riciclare il pizzo dei miei sacchettini di nozze, me ne sono rimasti una quantità veramente industriale, e piuttosto che col tempo doverli buttare via così integri, man mano che faccio qualche lavoretto che so mi possa rimanere a casa, utilizzo i sacchettini, almeno quello mi rimane come ricordo, no? E quindi non lo butto, è una sorta di riciclo romantico, diciamo così. I materiali sono la nostra mitica attaccatutto, un ovetto in legno o in polistirolo, è la stessa cosa. Io questo l'ho comprato in un negozio di materiali per belle arti. In questo periodo le vendono di polistirolo, di plastica, di legno. L'ho scelto di legno perché mi piace come attinenza di materiali. Poi dello spago e del pizzo, qualunque pizzo abbiate, e del nastrino bianco. Io li prenderò proprio dal mio sacchettino di nozze. Come primissima cosa prendo uno spago, metto un velo di colla sulla parte sommitale del mio ovetto, quindi sulla punta, comincio a creare una sorta di rotellina appoggiando dapprima lo spago che si è sciolto, quindi la parte proprio iniziale, e poi piano piano arrotolo attorno ad esso così a mo' di rotellina e aspetto 3 secondi così in posa che si asciughi il tutto. Una volta aderito lo spago, non è il caso del mio ovetto che ancora è fresco, continuo ad arrotolare attorno. Vi conviene sporcare con la colla un lato, uno o due lati, in modo che girando la colla rimanga adesa. Quindi più avanti andrete più facile vi verrà arrotolare. Ok, e con questo mi fermo più o meno a questa altezza. Ho ricoperto la gran parte dell'ovetto, diciamo i due terzi, poco meno dei due terzi, e a questo punto taglio la corda perché voglio continuare con uno spago leggermente più grosso in modo da dare maggiore movimento all'ovetto, perché sennò verrebbe troppo monotono. Metto la colla, rinfranco la colla su tutto e continuo con lo spago più grosso. Man mano che i giri stringono, dobbiamo fare attenzione a tenerli ben fitti l'uno con l'altro in modo che non si sleghino. E quindi giro in dentro il capetto fino alla fine. E voilà. Adesso mettiamo lui ad asciugare da una parte e procediamo con le decorazioni. Preso il fazzolettino esterno dei confetti, come prima cosa io taglio la parte esterna, quella mi serve solo il pizzo in questo momento. Benissimo, a questo punto sporco la parte inferiore così poco poco, solo il bordo inferiore. Quando sono arrivata più o meno a metà mi fermo. Arrivata a metà, piego appunto a metà il pizzo e lo faccio aderire l'uno sull'altro. Così. Ok, e lasciate asciugare per un attimo, meno colla metterete meglio sarà. Ora faccio la stessa cosa, però la colla la attacco prima su mezza parte di quelle doppie, vedete, e l'attacco un po' sopra la metà.
Non importa se passa attraverso, se va dall'altra parte, non vi preoccupate, tanto non si vedrà. E invece questo secondo nastrino lo mettiamo un po' più altino, così un mezzo centimetro più su, in maniera che sbordi dal precedente e crei così un gioco di volumi. E facciamo la stessa cosa anche qua, quindi un po' più su, una strisciolina di colla e appiccichiamo anche dall'altra parte, così. Perfetto, schiacciamo bene, facciamo aderire e lasciamo asciugare un momentino. Bene, arrivati a questo punto, quando è tutto asciutto, io rifilo al di là del primo orlo, quindi taglio molto alto il mio nastrino in modo da non lasciare un nastro troppo spesso, tanto oramai le parti si saranno incollate benissimo tra di loro e non si dovrebbero più spiccicare. Ok. Quindi avrò questo. Adesso metto un po' di colla nel margine inferiore che ho appena ricavato, quindi su tutto, così. La stendo ben bene con uno stuzzicadenti, ma proprio bene, e piego in fuori il primo dei merletti, così, in modo che lui stia appiccicato sul bordino stesso. Fatto questo, casomai se dovesse essere necessario, metto un altro pochino di colla, magari solo sul bastoncino, in modo da non inondare il tutto. Bagno qui il bordo appena dove ho piegato e giro anche il secondo, in modo che anche lui rimanga bello aderente. E quello che avremo sarà un nastro fatto così, tutto quanto smerlettato. Adesso dobbiamo far aderire questo nastro sul nostro ovetto. Cerco la parte dove ho unito le due corde e metto un punto di colla, così, anche generoso, eh? E intanto appiccico il primo pezzetto e faccio aderire. Una volta che si è asciugato il tutto, metto un giro di colla su tutta la vita dell'ovetto e piano piano faccio aderire facendo un po' di ruche, così muovendo un pochino, capito? Tiki tiki tiki. Così. Quindi non dando un andamento ordinatissimo, però poggio quindi alla fine, prima che finisca il giro, l'ultimo pezzo, anche se ancora gli altri non sono appiccicati, questo non mi importa, e lo faccio aderire completamente. Questo mi aiuterà così a regolarmi sull'ampiezza delle rimanenti ruche che voglio fare e quindi a dare un andamento maggiormente regolare. Ok. Fatto questo, stringo fortissimo, quindi muovo e stringo forte forte il mio ovetto, così. Prendo un nastrino bianco o crema, insomma un nastrino che ci stia bene, abbastanza lungo da ricoprire la circonferenza. Do qualche puntino di colla qua e là in modo che lui rimanga agganciato. Che altro non faccio che stringere con un fiocchetto il tutto. Fatto il nodino, prendo un pochino di corda, unisco e comincio a fare unisco l'accoppio al raso e comincio a fare un fiocchetto. Di questo fiocchetto però non farò entrambe le orecchiette, diciamo così. Diciamo che faccio il giro, entro l'altra orecchietta anche senza corda, non mi interessa. La esco e tiro così. Voglio in pratica che, ok, tiro ben bene. Voglio in pratica che ci siano questi due sbuffini, uno di corda e uno di raso, in modo da riprendere entrambi i materiali dell'uovo. E quindi taglio l'eccesso.
già così potrebbe andare bene. Io qui invece adesso voglio mettere una rosellina con il tulle, proprio non voglio buttare nulla della mia composizione, però prima devo alleggerire un po' il tulle e devo dargli una forma più rettangolare, quindi taglio i margini tondeggianti del velo. Io non so se voi vedete il velo, spero di sì. Ok, così, e avrò una sorta di rettangolino con però le parti, le estremità curve. Questo non importa, piegherò il margine inferiore verso la parte centrale ed il margine superiore verso la parte centrale, in modo che i tagli rimangano interni. Poi farò un'altra piega e un'altra piega e poi la stessa cosa per l'ultima volta, in modo da avere una striscetta così sottile. Ora, questa striscetta deve rimanere tale quindi durante la composizione della nostra rosa. Quindi, se volete, vi consiglio con un legnetto sempre di dare un puntino di colla per assicurarne quantomeno la stabilità in alcuni punti. Adesso piego a triangolo e comincio ad arrotolare. Questa rosa ve l'ho insegnata a fare in un video molto tempo fa, le rose di stoffa riciclata, non mi ricordo. Comunque ve lo allego qui accanto tra le schede, guardate tra le schede e sicuramente lo troverete. Adesso, una volta appiccicato il tutto, mettiamo un punto di colla sulla parte inferiore della rosellina e la andremo ad fare aderire proprio dove c'è il nodino del fiocchetto, così, in modo che lei stia ferma sul nostro vetto. E il nostro vetto di corda e pizzo è pronto. Guardate qua quanto è carino e quanto è delicato. Adesso invece andiamo a farne un altro tipo, così allarghiamo le nostre possibilità creative. Preso il bordino di un altro sacchettino, ve ne ho detto, me ne sono rimaste un'infinità, e allora prendo il mio nastro e il mio spago e userò quello più grezzo tra i due e comincio innanzitutto, questo è molto duro da lavorare, quindi comincio col creare una rotella piccolina e metterci su un punto di colla, quindi prendo l'uovo e vado a poggiarlo e sto così un attimo finché lui non aderisca completamente. Ok, ora sporco la rimanente, non tutta la parte, una parte proprio attorno a questa capocchietta tutta di colla e faccio un po' di giri proprio a ricoprire la colla che ho messo. Arrivati più o meno a questo punto, quindi ad un terzo di ovetto, recidete la corda, tagliatela. Inserite il capetto sotto all'ultimo giro che avete dato in modo che rimanga quasi invisibile. Tagliate un pezzettino di pizzo che ricopra l'intera circonferenza dell'ovetto. Mettete la colla tutto sotto l'ultimo giro di corda, ben ben aderenti all'ultimo giro di corda. Prendete il pizzo e sovrapponete di neanche un centimetro, quindi 8 mm circa, la parte che fuoriesce. Vedete, io sto appiccicando la parte inferiore mentre faccio fuoriuscire soltanto un centimetrino di pizzo, fino a che i due lembi non si incontrino. Adesso mettiamo un giro di corda sul pizzo, quello attaccato al legno, non quello svolazzante, e anche un po' più giù, e cominciamo ad arrotolare di nuovo la corda attorno all'uovo, coprendo anche la parte di pizzo che è attaccata all'ovetto. Prendiamo un altro pezzettino di tulle che faccia il giro dell'ovetto e, come prima, sporchiamo di nuovo tutto di colla, tutto attorno all'ultimo giro di colla, e appiccichiamo il tulle esattamente come l'abbiamo appiccicato poc'anzi, esattamente uguale. E appena i due lembi si incontrano, tagliate l'eccesso. Ok, e adesso mettiamo la colla sopra e facciamo 5 giri di corda. Ultimo giro di pizzo sotto all'ultimo giro di corda. Quindi colla, prendo il pizzo, ora
quindi faccio aderire bene il pizzetto. E se nell'ultimo giro il bordo che rimane in più ci dà fastidio, possiamo anche tagliarlo, perché è possibile che ingombri troppo, visto che la parte più piccola dell'uovo è quella che è rimasta scoperta. Quindi, se vogliamo, possiamo anche levare l'eccesso di tulle nella parte inferiore. Vi consiglio di partire dal sederino e salire verso la parte superiore dell'ovetto fino a sotto al tulle. Quindi, perché? Perché c'è la famosa rotellina da fermare. Quindi faccio la mia rotellina, metto il punto di colla e la vado a fissare sotto all'ovetto, olè, e aspetto anche qui che il tutto si fissi un po'. Sporco di colla tutto, soprattutto la parte dove c'è il pizzo, perché sarà quella che farà più resistenza, ma comunque sporco di colla tutto e comincio a girare. Ok, arrivati all'alloggiamento, quindi quando la corda di questo giro tocca la colla del giro sotto al pizzo, quindi del giro precedente, siete arrivati. Tagliate l'eccesso, aspettate che si asciughi e adesso sveliamo la magia. Ok, arrivati a questo punto, tutte le parti sono incollate, guardate vicino, perché da lontano tono su tono non si vede. Pizzo, 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 corda, prendiamo il nostro pizzo e svoltiamolo al contrario, così. E tre, guardate che carino, corda, pizzo, delicato e rude. E se vorrete, nella parte bassa, io lo farò, quindi metterò un punto di colla sul retro, attaccherò il mio nastrino di raso e quindi nell'ultimo intercalare corda pizzo, questa corda invece la ricoprirò di nastrino, stringerò e farò un fiocchettino. E anche questo è bello, è finito, guardate che delizia, è un ovetto vestito da sposa. Ve le faccio vedere l'una accanto all'altro, guardate che sono carine, mi piacciono molto, sono un'idea di riciclo veramente interessante, perché possono dare anche spunto per ricoprire tantissime altre forme. Pensateci, magari ne faremo qualcuna insieme proprio su Arte per Te. Bene, adesso vi lascio alle foto, vi auguro una splendida, semplice e serena Pasqua e noi ci rivediamo dopo le foto. Visto che belle le nostre uova di corda, sono veramente veramente deliziose, possono essere usate come decorazione, come fermatovagliolo per la tavola di Pasqua, come pendagli per le chiavi, insomma, o semplicemente come pensierino da fare ai nostri cari amici. Vi metto il link della pagina Facebook qui giù nel box informazioni, dove troverete anche il link del blog e di Instagram. Vi aspetto su tutti i social, come insieme a Gabriele Denzino vi aspettiamo anche sul nostro secondo canale, vero amore che li aspettiamo? Sì, vi metto qui il link di accesso diretto al nostro mondo goloso. Se vi è piaciuto questo uovo di corda, mi raccomando, regalatemi un pollice in su e non mi rimane che rimandarvi al prossimo video. Grazie sempre per stare qui con me e grazie sempre per essere nella mia vita e nella vita di Arte per Te. Vi voglio un mondo di bene. Non ve lo dico troppo spesso, ma approfitto di questi video pasquali per rinverdire il concetto che siete veramente speciali ed importanti. Quindi grazie a tutti per esserci e grazie ai tantissimi iscritti che si stanno affacciando su questo mondo creativo. Spero di non deludervi mai. Adesso non mi rimane che rimandarvi al prossimo video, basta chiacchiere perché abbiamo un sacco di cose da fare per questa Pasqua. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci, ciao!